penso tutti ci aspettavamo di vedere degli scenari oggi sulla città. E volevamo capire se li vedremo, cioè se sapremo qualcosa di, per capire perché. Beh, voi vi aspettavate di vedere gli scenari della città perché avete letto un articolo sul giornale, non perché sul programma. No, non c'era scritto sul programma. No, sul programma non c'era scritto, se lo leggete non c'era. O almeno qualche cosa che si riferisca a Pordenone, un esempio su una zona, su un quartiere, su una porzione, in modo che riusciamo a capire un po', perché dalle direttive abbiamo anche lì degli elementi generali. E se non si capisce cosa stiamo a fare qui oggi, ecco. Mi dispiace questo perché mi sembra che il titolo del programma e il programma stesso fosse abbastanza chiaro. Se siamo tutti in fraintendimento, c'era scritto che era un seminario per indagare la questione della progettazione per scenari. C'erano dei temi precisi che erano quelli che avrebbero citato i nostri relatori e si diceva che si andava a indicare quella che era la modalità di uso per la costruzione degli scenari di Pordenone. Non c'era la presentazione, non c'era nessuna indicazione di presentazione degli scenari, quindi non credo che ci sia che si possa aver ingenerato questo fraintendimento nel programma che abbiamo scritto, anche perché qualsiasi porzione o caso studio sarebbe stato o potrebbe essere facilmente sarebbe stato debole, in quanto c'è una complessità in un piano regolatore, che visto che la platea poi è una platea in gran parte di professionisti così composita, che io credo che valga la pena e che sia interessante confrontarsi sulla bozza del piano struttura, dove tutte le parti che compongono lo strumento urbanistico vengono affrontate e hanno già una verifica di sostenibilità che noi sappiamo essere necessaria. Quello che era l'intenzione di oggi e che appunto mi sembrava espressa in modo chiaro nell'invito, era che noi volevamo condividere con la platea, professionisti in primis, una modalità di strutturazione di uno strumento urbanistico che è diversa rispetto alla modalità che fino ad oggi ha caratterizzato gli strumenti, la stesura degli strumenti urbanistici di Pordenone. E quindi dire che quello che stiamo facendo, come diceva l'architetto, gli architetti, era privilegiare una costruzione di scenari che ci definiscono quegli strumenti che serviranno per attuare quelli che sono i contenuti delle direttive. Perché è vero che le direttive non dicono dove si fa cosa, perché essendo uno strumento politico danno l'indicazione di ciò che si vuole ottenere come sviluppo della città. Lo strumento che ci dice dove si fa cosa dal nostro punto di vista è il piano struttura. E il piano struttura però, stiamo raccontando, lo indaghiamo su delle possibilità varie e non solo su di un'unica, ipotesi che verrà, che definirebbe il disegno urbano. Gli scenari, nel momento in cui saranno tutti valutati con la VAS, nel momento in cui costituiranno la bozza del piano struttura, ma saranno strutturati completamente, verranno pubblicati. In una fase intermedia, l'ho detto prima nella mia introduzione, siamo in un momento intermedio. In un momento intermedio ci sembrava interessante confrontarci sulla metodologia. Se ci confrontiamo sulla metodologia, il risultato del lavoro ancora non c'è, perché ci stiamo confrontando sulla metodologia.
volevo dire due cose, grazie dell'invito prima, grazie tante. Una cosa, due cose. Una, io modestamente da fuori trovo che questo pomeriggio è molto interessante ed è, cioè, non trovo, cioè, devo trovare le parole giuste in italiano, non è così facile. Penso che la cosa che porta lei nel discorso mi sembra molto interessante e è un po' la distinzione che farei fra la partecipazione e quello che in Francia chiamiamo la concertazione, cioè mi sembra che è stato il mettere nel gioco la metodologia è molto interessante, molto più interessante in prima fase per coinvolgere tutti gli attori e gli abitanti che dare soluzioni già pronte per valutazione, fare comunicazione a livello della stima del cittadino mi sembra molto positivo e mi sembra una cosa bella. Sì, cioè, volevo solo una cosa per chiudere. Volevo parlare prima del contratto di quartier in Francia, infatti non ne ho parlato, mi sembrava tantissime cose da dire, che è il caso, il nostro caso lì a Valdoi. Però non, cioè, bisogna non, cos'è questa cosa? È l'ANRU, si chiama, in Francia è lo stesso ministero, ha una parte dedicata alla rigenerazione urbana, che chiamiamo Agenzia Nazionale di Rinnovo Urbano, che praticamente la sua missione è anche di correggere gli errori molto pesanti del passato, del mondo, vabbè, anche molto legato alla storia francese dell'Algeria, del dopoguerra dell'Algeria e tutte le popolazioni che sono arrivate, ed è molto pesante, è sempre molto pesante in Francia. Quindi è uno strumento che mi sembra molto particolare alla Francia, ma non forse da invidiare, mi sembra che... Il contratto di quartiere, sì, infatti. Grazie. Quindi lo Stato francese viene giustamente in quelle faccende, però nel nostro caso, penso sia anche in altri casi in Francia, è sempre il comune che comunque porta quelle cose. Lo Stato ha una responsabilità, ovviamente, che deve portare, non può scappare. Quindi, vabbè, per essere molto positivo, mi sembra che lei ha parlato di l'unica cosa che ritengo, cioè la cosa principale che ritengo, è parlare di potenziali. La cosa è, se voi siete cosci dei potenziali, potete portare avanti un progetto anche senza, vabbè, è meglio con lo Stato. Comunque. Non è da invidiare, quello che volevo dire. No, grazie della specifica. Però lo ha detto molto bene, abbiamo uno Stato che si è assunto l'onere di cercare di trovare delle soluzioni a delle problematicità molto forti. In questo momento noi ci troviamo invece di fronte ad una difficoltà da parte dello Stato anche di finanziare e di continuare a finanziare quello che ad esempio è il settore delle case popolari, dove il finanziamento regionale, poi proviene sempre dello Stato in primis, è un finanziamento che si è molto ridotto, con una domanda che invece è aumentata e che non porta neanche ad una rigenerazione di zone che sono le vere parti problematiche della città. Questo naturalmente mette in difficoltà i territori ed è una caratteristica che noi però non possiamo non riconoscere. Quindi sono delle situazioni di fronte alle quali abbiamo necessità di far fronte anche tra comuni per sollecitare che vengano riprese politiche di questo tipo, anche perché siamo all'interno di uno Stato dove, come veniva prima indicato dall'architetto Svetti, abbiamo una grande percentuale di patrimonio, oltre a quello delle case popolari, datato nella fascia post-bellica,
e d'altro canto in questo momento l'unica modalità di incentivazione che viene riconosciuta per la rigenerazione è quella dello sgravio spalmato su 10 anni, che, per il quale è previsto anche una detrazione, sì, una riduzione progressiva, ma che non fa parte di un disegno organico, e questo è un altro problema non facilmente risolvibile, dal momento in cui ci stiamo ponendo come territorio globalmente la finalità di puntare su quello, cioè sul rigenerare il patrimonio. Nulla toglie la bellezza dell'incontro e l'eventuale equivoco generato da aspettative diverse, lascia comunque in alcuni di noi forse, ma parlo di me, alcune incomprensioni che ci piacerebbe vedere risolte magari adesso. Cioè, noi abbiamo utilizzato, abbiamo incentrato tutto questo incontro sul tema degli scenari, non precisandomi però precisamente gli effetti, almeno io non ho capito bene. Cioè, è possibile avere un esempio, per quanto teorico, applicato su un edificio, su una piazza di Pordenone, in modo tale da capire, che poi che non necessariamente deve avere una sinergia con il reale. Cioè, prendiamo una piazza piuttosto che un edificio, piuttosto che un quartiere, e diteci, e o ditemi, perché non l'hanno capito, quali sono i criteri di intervento, questo, cioè le possibilità di intervento possibile, perché ci risultano ancora un po' oscuri, ecco. Sono quello. Per capire anche metodologicamente come possiamo figurarci qualcosa. Sono quello. Lorena Pacifetti. Io sono molto, invece, sono favorevole all'ipotesi che si passi attraverso gli scenari prima, perché questo propone una complessità del piano che non si chiude nel piano strutturale pure semplice, un disegno di zoning. Quello che dovremmo discutere, forse il momento, non so se è questo o se sarà un altro, è come elaborare questi scenari. Nel senso che gli scenari propongono il fatto che il piano non è più un piano conformativo classico, non è più il piano dello zoning, ma è lo scenario, ci sono molte azioni che stanno fuori dall'urbanistica canonica tradizionale. Immagino soprattutto la questione delle pratiche d'uso del suolo, i progetti pubblici del comune e i progetti di privati che si svolgono al di fuori della propria casa e al di fuori del problema del limite del troppo vicino, troppo lontano. Quindi quello che mi interesserebbe capire, su come volete, lo chiedo soprattutto all'architetto Brunello, come volete usare gli scenari per individuare proprio questa divisione tra elementi che vengono tratti dallo scenario che stanno nel piano regolatore, altri che saranno nei piani attuativi, altri ancora che stanno nelle pratiche d'uso del territorio dei cittadini, altri ancora che stanno sui progetti. Cioè, io credo che prima ancora di vedere i tre scenari, però ho visto che comunque ne avete individuati tre, non ne avete individuati otto, non ne avete individuati uno, quindi qualche ragionamento l'avete già fatto e quindi potete anche comunicarcelo, proprio dal punto di vista della metodologia, ma la cosa che mi sembra interessante è anche capire il perché in quei tre scenari i mix non sono gli stessi. Cioè, non c'era, in realtà ogni scenario finivano le quattro frecce, ma ad esempio il consumo del suolo finiva solo nel scenario 1, quindi avete fatto già dei ragionamenti che ci sono due scenari che hanno un maggior consumo del suolo. Tutto questo mette in gioco anche la questione che gli attori che si attiveranno non si muoveranno all'interno del piano, ma dovranno muoversi anche al di fuori del piano, e noi cittadini siamo uno di questi attori che dovremmo muoverci con e fuori dal piano. Ecco, volevo un po' capire ulteriormente qualche questione anch'io sulla questione metodologica dell'uso degli scenari, perché poi insomma alcune delle cose che stanno parlando degli scenari teneranno nel piano. Prima di passare la parola a uno dei due che se la giocano sotto di due,
volevo sottolineare una cosa che ha detto l'architetto Bacichet e che mi è piaciuta molto, perché sottolinea un'idea che abbiamo cercato di mantenere fissa durante questo percorso, che non è scritta nelle direttive, ed è quella del coinvolgere ciascuno di noi. Ecco, questo è una modalità che ci siamo posti, quella del pensare che il piano debba diventare risorsa per ogni singolo cittadino e non solo per alcune categorie. Questo mi sentivo di sottolinearlo perché lo trovo rispondente a quanto da lei detto. Passo la parola all'architetto Giuliani. Sì, facciamo una cosa stereo io e Brunello, ma sto in piedi così vedo le persone negli occhi. Non ci sono cose strane. È uscito un articolo, no, mi lasci esplicitare il ragionamento per un secondo. È uscito un articolo sul giornale che ha raccontato di una riunione che è stata fatta dove sono stati presentati gli scenari. Se il giornalista avesse fatto un articolo anche la settimana scorsa avrebbe detto che sono stati inviati all'ufficio tecnico per una valutazione delle bozze di scenari, e se lo farà fra 15 giorni ci sarà un articolo dicendo che gli urbanisti hanno ha rimandato gli scenari con le integrazioni, con le opportune precisazioni, perché è un lavoro in progress. E quello che è stato scritto sul giornale è una traduzione che ha richiesto anche del tempo, perché è fatta abbastanza coscienziosamente. Il tema è che i piani funzionano per tranche che sono complete, e la tranche che è completa è le analisi, peraltro già divulgate su internet e quindi accessibili, gli scenari che sono stati costruiti rispetto alle direttive e la componente strutturale del piano e la sua valutazione ambientale. La valutazione ambientale non è ancora stata completata perché sono in corso le procedure di incontri con gli enti per fare la valutazione. I piani non vengono pubblicati, io non pubblico nessun piano e non sono fino a quando non è stata completata la procedura di valutazione ambientale. E all'interno di questa procedura, anche se il piano del Friuli è un piano completo, c'è cioè una componente strutturale, una componente operativa, ma il piano è unico, tuttavia l'amministrazione è d'accordo di cominciare a anticipare tutta questa prima parte, la componente strutturale, ma con la relativa valutazione ambientale, perché altrimenti tutti i soggetti che vorranno fare le osservazioni, che saranno benvenute, non avranno la possibilità di leggere e di farsi le loro considerazioni sulle valutazioni di sostenibilità che sono state fatte nei vari passaggi del piano. Quindi il piano è completo, c'è una parte che sono gli scenari, due settimane fa c'erano due scenari, la prossima settimana ci saranno tre tavole sugli aspetti geoenergetici del territorio e sui costi energetici che vengono sostenuti attualmente in tutti gli edifici di Pordenone, isolato per isolato. Si sta componendo un vaso perché la produzione della componente strutturale è fatta fase dopo fase, per tranche, anche tenendo conto degli incontri che stiamo facendo con coloro che si occupano del piano energetico comunale, con gli esperti che stanno redigendo il rapporto ambientale, con gli esperti che si occupano della mobilità. Quindi a noi però sembrava interessante, e mi sembra che l'attenzione della platea abbia dato un giudizio positivo degli approfondimenti disciplinari che sono stati fatti dal punto di vista
ambientale dal punto di vista delle trasformazioni che avvengono nella città e anche dei complessi progetti di rigenerazione urbana che sono stati fatti e che si stanno facendo in maniera un po' più efficiente di quelli che per ora si fanno in Italia e in Francia. E quindi era il tema che ci sembrava interessante comunicare, e noi stiamo pensando a un'altra serie di incontri e di seminari che servono ad approfondire e a discutere. Ci sono molti elementi di riflessione e, dovendo affrontare i temi anche poco praticati, per esempio gli scenari alternativi all'interno dei piani, noi pensiamo che sia opportuno cominciare anche a discutere delle tematiche e delle metodologie. Il piano verrà pubblicato dappertutto, come prevede l'altra parte della normativa, una volta che sarà completata la valutazione ambientale. Senza di quello non ha senso pubblicare il piano, perché non c'è una valutazione. Poi naturalmente non è la valutazione finale, è la valutazione fatta dagli estensori del rapporto ambientale. Poi ci sarà la valutazione ambientale strategica, che è un processo in cui partecipano tutti i cittadini, gli enti e le associazioni. All'interno di questo ha senso presentare il piano, e non lo faremo in 20 minuti, ma magari chiederemo a tutti di affrontare un percorso di un pomeriggio dove raccontiamo tutte le varie fasi, dopo che sia stato già però pubblicato in rete, in modo che tutti possano averlo, se hanno voglia, leggerlo, e poi si discute e si approfondiscono i temi. Questa è la postazione che noi riteniamo opportuno dare al piano, e che tra l'altro è obbligatoria, perché da quando è stata introdotta la direttiva europea sulla valutazione ambientale strategica, è improponibile presentare un piano senza valutazione ambientale. In Lombardia, dove siamo un po' precisini e spocchiosi, tutti i piani che escono, se non è stata aperta la procedura di valutazione ambientale, il TAR Lombardia, vero Luca, li giudica illegittimi e vengono rispediti al mittente. E quindi è giusto così, perché ci deve essere questa procedura. Non è una cosa lunga, è una cosa che si potrà fare per fine luglio, primi 10 giorni di settembre. Cioè non si è risposto alla domanda, nel senso, vedere un pezzetto, no. Cioè, se si è capita la domanda, allora sto zitto e non mi rispondete. Se no io rifaccio la domanda. La domanda è se si può vedere un pezzettino, un esempio. Sì, non un esempio reale, no. Un esempio, anche un esempio metodologico, cioè facciamo che quello che sia via Marconi, via Emanuela Marconi, e ci fissiamo che su questa via Emanuela Marconi ci sono degli edifici, non so, degli anni 70, giochiamo, negli anni 70, e c'è un giardino degli anni 50. Che si fa? Cioè, come è applicato? Allora, è applicabile con quelle che sono le modalità, che possono essere quelle che andranno punto per punto. Allora, faccio una nota, ad esempio. Stiamo lavorando con chi sta redigendo il piano dell'energia. Col piano dell'energia noi stiamo andando a identificare per tutto il territorio di Pordenone la classe energetica di ogni singolo edificio. Lo facciamo sulla base dell'anno di costruzione e del sapere se ci sono stati interventi di manutenzione, eccetera. Questo ci porterà ad avere una cartografia dove riusciamo ad avere delle zone abbastanza omogenee. All'interno di quelle zone omogenee, naturalmente, a seconda delle caratteristiche, si potranno andare a identificare diversi tipi di intervento. Come si continua a dire, gli scenari non sono la visione, sono le cassette degli attrezzi con i quali si può andare ad intervenire a seconda delle singole caratteristiche che il territorio presenta nelle varie parti della città. Quello che
noi sappiamo per certo e che vogliamo puntare fondamentalmente alla rigenerazione della città. La domanda che ci stiamo continuando a porre, per la quale stiamo indagando e stiamo valutando e stiamo trovando alcune soluzioni, è quella che naturalmente per andare a intervenire sulla città esistente non è sufficiente, anche perché noi non chiediamo che ci sia una rigenerazione energetica, lo abbiamo già detto nelle direttive, vogliamo che ci sia una rigenerazione energetica, architettonica e funzionale degli edifici. Sono cambiate le esigenze, gli edifici sono degli anni 50, 60, 70 e via dicendo. Quindi di fronte a questo noi dovremo trovare delle modalità di incentivare la possibilità di intervenire su questi edifici, che non si limita al bonus che dà lo Stato, ma che deve trovare delle altre azioni, che dovrà trovare delle altre azioni che saranno degli incentivi che l'amministrazione propone, e potranno essere l'incentivo di incremento volumetrico a seconda del grado di miglioramento energetico che viene raggiunto, ma anche, e vi faccio capire che si aumenta la complessità, infatti su questo settore noi stiamo lavorando con il nostro settore bilancio, un certo tipo di defiscalizzazione. Ma nel momento in cui io dico potrebbe essere un certo tipo di defiscalizzazione, apro un tavolo con il mio assessore al bilancio che mi deve dire fino a quanto questo è assorbibile dal bilancio comunale. Per questo, se io vi faccio vedere, cioè per questo sto dicendo, non è una visione, ma è una situazione complessa che mette insieme tanti tasselli. Perché non sarà un'unica azione quella che rende attuabile l'intervento, ma una sommatoria di azioni, e naturalmente ogni azione va a cercare la sua solidità e la sua credibilità, ad esempio all'interno dello strumento del bilancio comunale, ma anche all'interno di quello che può essere la costituzione del nostro mercato e via dicendo. Perché una delle questioni che ci si può porre è, va bene, ma se diamo un bonus volumetrico, questo bonus volumetrico che va a definire del nuovo costruito, chi andrà ad abitare nel nuovo costruito, visto che ad oggi abbiamo già dello sfitto? Queste sono tutte domande che, se si fa vedere un esempio carino, magari anche con un bel render, o solo a parole lì, non riesce a... Intanto non dimostra la sua sostenibilità e non dà la complessità di quello che stiamo cercando di affrontare e che sarà in quello che verrà presentato appena finiamo questo elemento, perché siamo in un momento di progress. Abbiamo deciso di fare questo incontro non a scenari conclusi, ma in un momento intermedio dove abbiamo già delle idee, perché ci stiamo lavorando, è logico che abbiamo già delle idee, ma delle idee che stiamo ancora valutando, che hanno bisogno ancora di un grado di definizione per poter essere effettivamente verificate. Perché naturalmente non veniamo a proporre alla platea delle cose sulle quali alla prima domanda dici no, questo ancora non l'ho verificato, ma questo sta da un'altra parte che stiamo ancora approfondendo, eccetera. Per questo a noi interessava confrontarci sul metodo. Stiamo dicendo il metodo è questo, il metodo è che non lavoreremo con un'unica idea che va, ma stiamo cercando di costruire delle cassette, degli attrezzi, perché c'è una complessità tale che ha bisogno di risposte multiple. Quindi quello che ad esempio nell'articolo era uscito come le tre proposte non, e che abbiamo specificato non sono alternative, potranno essere, a seconda di come si declina il territorio e di quelle che sono le singole esigenze, ma che stiamo ancora costruendo con gli approfondimenti e col lavoro dei professionisti, perché loro lo devono consegnare entro fine anno, quindi vedete, siamo in una fase intermedia, ho perso il filo della fase intermedia, devono appunto andare a strutturarle completamente. Quindi quello che noi oggi abbiamo fatto è, stiamo lavorando in questo modo, siamo convinti che una soluzione non c'è, siamo convinti che la molteplicità di soluzioni che stiamo indagando, che sono tre,
in questo momento sono già un grado di complessità che è in fase di approfondimento, in questo momento presentarlo sarebbe un pezzetto debole, perché è un pezzetto di un ragionamento che stiamo costruendo, perché siamo in una fase intermedia. È come se, cioè, non ti posso far vedere uno spicchio della torta fatto quando sto ancora impastando gli ingredienti. Mi sembra di aver capito che grande attenzione viene posta negli studi che state elaborando alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione, al recupero, a tutti questi temi che ci interessano tantissimo. Ho anche capito che si sta facendo uno studio di cui non sapevo, che mi pare molto interessante, sul consumo energetico dei singoli edifici. Allora, se questa è la strada, evidentemente è chiaro che io sono un urbanista, quindi non è che sposo il consumo zero, so che il consumo è correlato al progetto di piano che faccio. E mi auguro che si consumi il meno possibile il territorio Pordenone, perché il suolo agricolo di Pordenone è ormai esiguo, è ridotto a poco. Perché se togliamo corsi d'acqua, fiumi, laghi, eccetera, agricoltura a Pordenone c'è poco. Quindi questo tema della riqualificazione e del recupero, che non è solo recupero di tutti quelli che hai elencato tu, ma che è anche recupero urbano, cioè presso le funzioni, gli spazi pubblici, questo tema mi interessa molto. Mi chiedo però, accanto a quelle indagini di cui hai parlato, sul consumo energetico, no, nella città, quali altri approfondimenti, quali altri tematismi state elaborando in modo da poter comporre gli elementi di questi scenari? Perché altrimenti, se non avete le conoscenze, è chiaro che non si elabora niente. Questo chiedo. Intanto rispondo innanzitutto. Innanzitutto è stato dato l'incarico dal settore ambiente per la redazione del PAES, cioè del piano energetico per il Pordenone. Come con gli altri professionisti incaricati per gli altri piani specifici, cioè il piano della mobilità, si è chiesta la collaborazione nella redazione dei piani. Particolarmente efficace in questo momento è quella con gli estensori del PAES, perché è stato proprio chiesto un coordinamento degli strumenti e degli elementi sia di analisi che di progettazione, in modo che il PAES accolga e il piano regolatore faccia sue tutta una serie di indicazioni e siano integrati tra di loro, ottenendo appunto questi strumenti che per noi sono estremamente importanti, sia di analisi ma anche poi di scelte di pianificazione, sia per l'uno che per l'altro. Beh, e i professionisti hanno fatto l'analisi come si fa in qualsiasi pianificazione, cioè non sono arrivati ieri a Pordenone e hanno detto ho quattro scenari e ve li do. Hanno avuto il testo unico, si sono fatti tutta l'analisi, hanno battuto il territorio di Pordenone, hanno letto lo studio socio-economico, lo hanno fatto come fa qualsiasi urbanista che deve approfondire il tema. In più ci hanno messo tutta una serie di analisi a fianco e queste cose sono diventate il documento di sintesi, che anch'esso è pubblicato sul sito del Comune di Pordenone. E sono quegli elementi che insieme agli altri hanno dato la base per strutturare un ragionamento e fare delle proposte. Allora non ho capito bene la domanda, forse non mi sono spiegata. Cioè, secondo me questi ragionamenti di scenari contengono un approfondimento molto forte rispetto a questi temi della riqualificazione. Della riqualificazione, insomma, mi sembrava di aver capito che fossero degli approfondimenti molto, molto robusti, molto, molto tecnicamente evoluti rispetto alle consuetudini pianificate. Ah beh sì, cioè nel senso in questo senso io dico, rispetto al documento di analisi,
che altre cose ci sono, perché quello dell'energia mi sembra un approfondimento notevole. Il piano dell'energia, il piano della mobilità che è in fase di redazione, il piano della pianificazione. Cioè, non so, rispetto alle altre questioni del recupero, sono state fatte delle indagini ulteriori specifiche oppure no? Stanno facendo tutta una si stanno facendo, perché in fase di redazione è tutta una serie di analisi a schede per singole situazioni. Ma sono in fase di analisi, cioè oggi non stiamo presentando il piano, la componente strutturale, siamo in fase di redazione. E stanno facendo, certo, certo, nel metodo stanno facendo tutti gli approfondimenti e li fanno anche con il settore. Allora, condivido molto alcune parti del primo intervento che ha fatto l'assessore di apertura. Stai attento magari a parlare di espressione corale delle esigenze che nascono da una coralità. La speranza. No, il problema è quanto è grande il coro. Perché il fatto che qui dentro tutti noi, 50, 60, siamo tutti d'accordo su una proposta non significa che la città è totalmente d'accordo. Ho sentito su altri momenti degli incontri precedenti parlare di città con colate di cemento e tutti d'accordo su questa città riempita di cemento. Bisogna considerare che dentro questo cemento abitano famiglie, e tranne pochi casi isolati, uno forse due, sono tutte riempite di famiglie, mentre quelli che in genere contestano questa colata abitano nella casetta con giardino che magari hanno realizzato in giro. Ma non volevo dire questo. Volevo parlare un attimo di un ingrediente, forse di una delle ricette, appunto, che è il ripristino degli edifici, il recupero del patrimonio edilizio esistente. Credo siamo tutti d'accordo sul criterio del cosa fare e perché, chi lo fa e come si fa. Abbiamo sentito prima degli esempi in Francia e a Barcellona del cosa fare e del come fare e anche di chi lo fa, cioè un ministero del governo deputato che si interventi, c'è il comune che si preoccupa di partecipare e poi c'è nei casi del mio sono male, sono tutti interventi pubblici che sono gli ex ACP, tipo gli ex ACP Pordenonesi o l'Atto con la Provaleata. Non parliamo sempre di interventi all'interno di manufatti e di organismi. Parlava anche di privati. Il problema credo invece da noi sia che questa figura del chi fa il cosa sia difficile da definire oggi. Per i motivi che avete anche detto prima, per un problema di risorse, non ce ne sono pubbliche e non ce ne sono private. Questo mi pare. Per cui uno dei problemi è se aspettiamo che il chi abbia le risorse per fare il cosa, se domani mattina o domani allora il cosa ha un valore, però se ci mettiamo 10 anni a fare in modo che il chi abbia le risorse per farlo, forse anche il cosa viene superato nei contenuti che oggi propone, perché fra 10 anni ci potrebbero essere tecnologie e soluzioni tali per cui questo posto di cioè, abbiamo quella schiera, ci proviene a buttarla su tutte le parole. Per cui il problema del chi lo fa e delle risorse che ha non è differente, non può essere soltanto. E non si può certamente rifare i contributi che dà lo Stato sul che è citato il problema energetico, perché mi pare poco. Oggi chi come me vive in un edificio plurifamiliare, detto anche condominio, fa fatica a mettere insieme 10 di loro per trovare i soldi per imbiancare la facciata che da 10 anni non si sta, no, si sta degradando. Per cui questo tema delle risorse non è indifferente alla definizione della ricetta. E
chiama, l'incremento volumetrico, e un vasetto di Nutella che andava bene probabilmente 10-15 anni fa, quando il mercato dell'edilizia era nella sua fase di splendore, di massimo splendore, quando c'era attività, allora l'incremento volumetrico avrebbe potuto servire a fare sì che in cambio di quel volume tu, privato, mi fai alcune cose. Però quella volta l'incremento volumetrico era applicato perché se non rispettavi il cubo fino al millimetro, no? Oggi probabilmente il vasetto di Nutella è come offrire il vasetto di Nutella a un glicemico in stato avanzato. Grazie. Scusate, solo un attimo per una questione appunto metodologica degli scenari, perché allora io ho capito male. Io ho capito, conoscendo un po' come si usano gli scenari nella disciplina, che lo scenario viene usato prima di arrivare a un piano definito, ma che non fa parte, come ha detto l'architetto Giuliani, di una sorta di pacchetto di cose chiuse che stanno con la VAS, che stanno con il piano strutturale. Cioè, come spiegava l'architetto francese prima, gli scenari vengono utilizzati come strumento per una progettazione partecipata e loro l'hanno utilizzato in Francia senza tenere un cassetto chiuso, lo decidiamo noi che scenari usare e poi li tireremo fuori all'ultimo momento insieme allo strumento finale, perché quando vedremo il piano strutturale vedremo già il piano finito con delle scelte già fatte. Cioè lo scenario dovrebbe proprio permettere di dare la libertà all'amministrazione comunale di discutere, di aprire tavoli di discussione con la popolazione in modo da prefigurare cose prima che poi deciderà l'amministrazione, perché è tutto legittimo per le scelte di fare l'amministrazione, non deve farla la cittadinanza nel suo complesso, ma l'utilità dello scenario è prima dell'arrivo alla fine di luglio con il piano strutturale, dovrebbe essere prima. Io ho la sensazione che qui il piano strutturale viene utilizzato come, vorrei poi sentire Giuliani e Brunello su questo, come se fosse una tavola in più data a disposizione dell'amministrazione comunale per discutere dei problemi e delle scelte che dovrà fare, che mi va benissimo se è quello. Lo critico perché avrei preferito avere degli scenari, da quello che mi aspettavo io prima, dal ragionamento che ho fatto prima, degli scenari che servono per far discutere la città, non degli scenari che servono solo all'amministrazione comunale per decidere cosa fare. Perché non basta fare un convegno su cosa sono gli scenari in urbanistica, è proprio, se poi proprio sul come il motivo per cui li uso viene visto incompletamente in modo, come si può dire, deformato. Faccio un esempio e poi chiudo. Abbiamo un sacco di esperienze di valutazione ambientale strategica in Friuli Venezia Giulia che dimostrano che sono delle procedure che molto spesso errate, fallaci e che in qualche modo mettono in crisi anche quelle che sono le teorie della VAS a livello europeo. Quindi cerchiamo di non usare uno strumento così deteriorandolo in forme improprie rispetto a quella che è la disciplina. Il modello francese andrebbe benissimo. Sì, il modello francese però, e qui esco dalla parte urbanistica, parte da una... è come quando parliamo di partecipazione a Bologna, cioè parte da una... da un'abitudine alla partecipazione e da una pluralità anche molto, molto strutturata e anche molto, molto sedimentata. A me può andare benissimo tutto questo nel momento in cui ha una sua struttura, perché altrimenti si rischia di parlare in fasi troppo embrionali e quindi alla fine la discussione risulta anche inutile, nel senso che deve esserci qualcosa su cui discutere, non può essere la parte nella quale siamo noi in questo momento, perché siamo in una parte ancora di stesura. Però sono anche d'accordo con quanto diceva l'architetto: se partecipazione è, questa partecipazione deve essere una partecipazione
che è più ampia di quello che noi, con un'analisi che può anche essere sbagliata, ma leggendola io ho visto nel proseguo di quello che abbiamo attivato con Pordenone più facile. Nel senso, diventa un controconsiglio, questo è quasi è il doppio di un consiglio comunale. La partecipazione, allora chiedo, facciamo lo sforzo di coinvolgimento diverso da parte della città, ma non lo può fare l'amministrazione, lo deve fare la città, ma di coinvolgimento ampio, non Palazzo Badini, perché altrimenti diventiamo autoreferenziali di noi stessi. Questa è stata la base del lungo ragionamento che noi ci siamo fatti con Alberto e che credo abbia dignità di essere approfondito, perché nel momento in cui è l'amministrazione che conduce il percorso di partecipazione, alla fine diventa o il seminario come oggi, ma noi sapevamo che era un seminario, oppure diventa un gruppo particolarmente sensibile della città che si confronta, ma è un gruppo sensibile della città, non è quel percorso partecipativo per come ce lo immaginiamo io e te, o per come lo abbiamo visto, strepitosa esperienza che mi sono studiata da quando è uscito, della stesura del regolamento sull'uso del bene pubblico di Bologna, dove tanti cittadini di Bologna, perché erano 1500, hanno partecipato e hanno condiviso quello strumento. In proporzione quasi meno che qua, facciamo 13 però con una storia diversa, nel senso, sì, può essere, anch'io avevo fatto questo ragionamento, dico forse l'ho fatto perché volevo sentirmi gratificati, perché volevo dire, ma dai, forse qualcosa di buono lo stiamo facendo. L'ha detto anch'io, in proporzione meno di qua. Ma non è così. Non è così, perché lì c'è un'abitudine alla partecipazione, al prendersi carico e alla condivisione, all'espressione, che è molto diversa dalla nostra. Io continuo a dire, se avete occasione, andate sul sito dell'azienda sanitaria e scaricatevi il profilo di comunità del comune di Pordenone, l'ambito socioterritoriale. Ci racconta molto su come noi siamo. Siamo diversissimi da chi ha strutturato e ha suoi percorsi partecipativi. Noi abbiamo un forte radicamento nell'associazionismo, un forte radicamento nella famiglia. Non abbiamo invece un grande senso di comunità e lo vediamo perché siamo sempre noi qui. Se è vero quello che tu proponi, discutiamo con la città, poniamoci anche la domanda che fa l'architetto, che secondo me è corretta, ma noi siamo la città? Perché se quella è la partecipazione che vogliamo, allora dobbiamo metterci seriamente in discussione e inventarci qualcos'altro. Disponibilissima a farlo, ma dobbiamo inventarci qualcos'altro, secondo me. E dobbiamo anche porci la domanda se noi siamo la città. No, volevo solo sapere, finita la valutazione ambientale e arrivati al piano struttura, no? A quel punto è una cosa definitiva o qualcosa che ancora si discuterà in qualche modo, non so bene in quali modalità della città, e ci sarà la possibilità di intervenire, di previsione sulle cose. E riguardo allo strumento che appunto l'assessore diceva, no, sulla partecipazione, sono d'accordissimo, nel senso che veramente poi si rischia di qualcosa di completamente autoreferenziale, no? Se siamo sempre noi 50 o 40 che ci contiamo. Però pensavo che, non lo so, utilizzando anche le nuove tecnologie, potrebbe essere interessante inventarsi qualcosa, magari anche una piattaforma online, qualcosa, che una volta che il piano è strutturato faccia vedere i vari scenari, le varie possibilità, e i cittadini di Pordenone magari si possono iscrivere con un login unico rispetto
come si chiama, il codice fiscale, e possono magari mettere una spunta delle scelte su alcune cose che possono indicare come preferenza e che non debbano per forza venire all'incontro a Palazzo Badini perché il sabato non ci sono, cioè creare anche, utilizzando le tecnologie, delle situazioni di feedback da parte della cittadinanza. Questo era un'idea che mi veniva. Questa cosa sta in quello che io dicevo prima, cioè nel fatto che secondo me a questo punto è chi vuole deve assumersi anche l'onere, e Alberto ha questo incarico, di proporre e di lavorare su nuove proposte, perché credo che fondamentale sia anche che l'amministrazione però non continui in un ruolo che è stato di attivazione all'inizio, ma che è giusto che a un certo punto diventi invece di proprietà. No, in ogni caso il piano regolatore rispetto alla legge del Friuli è composto da due componenti, la componente strutturale e la componente operativa, e quando ci sono le due parti, che è piano regolatore ed è definitivo perché va in consiglio comunale, viene approvato, dopodiché ci sono le osservazioni e l'opposizione da parte dei cittadini, in ogni caso questi strumenti urbanistici, per come prevede la legge, danno la possibilità al cittadino, anche quando strutturato, di segnalare delle situazioni che non vanno. Quello che proponeva l'architetto era quello, nel momento in cui ha trovato la sua definizione e un controllo del piano struttura, che prima della fine dell'iter, perché quindi in un momento di definizione della prima componente del piano regolatore, a quel punto, ma anche con delle validazioni che sono quelle della VAS, perché è vero che la VAS è stata applicata male, ma noi in questo caso abbiamo fatto partire la VAS insieme al percorso di progettazione, proprio perché venisse utilizzata nel modo migliore per come è stata pensata dal legislatore, e quindi in una fase non definitiva di pubblicare il tutto, ma quando ha una struttura più solida. Se posso dire solo una cosa che mi sembra importantissima rispetto a quello che hai detto adesso, cioè il discorso comunità, che noi siamo una comunità chiusa, una comunità che si basa sull'associazionismo, che si basa sulla famiglia, è verissimo, sacrosanto, ma credo che una delle responsabilità sia proprio dell'urbanistica, che ha creato delle città dove invece di favorire l'incontro nella piazza, ha fatto dei parcheggi nelle piazze, ha chiuso i bar, ha messo le banche, è tutto un discorso di questo tipo. Quindi credo che un piano regolatore, che il nostro piano regolatore nuovo, debba tenere assolutamente conto di questo, perché è causa degli urbanisti, se la comunità, anche molto è causa degli urbanisti, guarda, io sono architetto, sì, ma lo ammetto, cioè è un po' qualche cosa che si manda alla porta, quindi ha molta attenzione su questo, cerchiamo di creare una città a misura d'uomo. Quella parte piano che c'era già e che non è stata rispettata per omissione dati di Parigi, ad esempio le strade a doppio senso di marcia, larghe meno di 4 metri, gli stalli dei parcheggi a 1,60 euro all'ora, e poi paghi di più perché non paghi di tempo e con il rischio di prendere la multa, perché ad esempio io ho messo fino a domani mattina qua installi fuori norma, per stare sapete no, 5 metri, 30, quattro parallelo. Ne ha fatto il mobility manager da 1,75, che sbattono contro il muro e traversano e la svolge, e devi far scaricare il passeggero, poi si tirano su, la multa è sicura, la linea era continua, l'ha fatta tratteggiata. E il mobility manager a 50.000 euro e non è stato neanche regolarizzato, e con 50.000 più l'attento pieno all'interno del comune deve fare queste cose. Mi permetto di dire solamente che siamo in chiusura e tutti vanno via, ma io avevo chiesto di fare partecipazione, come diceva il Dada, se no la partecipazione è quella cosa che si dice faccio demagogia. Ringraziamo di tutti gli interventi e ci riaggiorniamo. Da un lato ci sarà
naturalmente la disponibilità nostra e di Alberto per capire quali altri modi mettere in campo con tutti quelli che hanno voglia di partecipare e di farlo, perché abbiamo condiviso, abbiamo visto che avevamo anche le stesse perplessità e gli stessi dubbi, quindi la stessa necessità di rimettere in discussione ciò che abbiamo costruito insieme, quindi ci teniamo tutti, e d'altro canto per presentare i successivi step. Grazie.